Ed eccoci con voi. Allora, come promesso, siamo con l'ospite, un ospite importante col quale siamo stati in contatto in questi mesi duri, ovviamente per la sua struttura. Buongiorno, dottor Amato De Monte. Buongiorno a tutti. Allora, possiamo dire che l'emergenza, cioè in reparto da voi non c'è nessun paziente Covid? Beh, in terapia intensiva sì, sono chiuse, escluso mi sembra un paziente o un paziente o paziente due che sono rimasti in terapia intensiva a Trieste come coda purtroppo di questa invasione di pazienti che necessitavano ricovero in terapia intensiva. A Udine diciamo che sono oltre 2 settimane che non sono accolti pazienti per problematiche legate al coronavirus. Ecco, da quel reparto poi vi proporremo delle immagini che appunto raccontano dell'attività nei reparto Covid all'ospedale di Udine. C'è un brano che ci porta in Lombardia, ma che di fatto è un messaggio di speranza. Lo ha scritto uno storico componente dei Pooh. Quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Rinascerò, rinascerai. La tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma Monte, siamo nati per combattere la sorte. Un bel testo. Per combatterla, più che per affrontarla, diciamo, per affrontarla. Diciamo che poi la lotta fa parte della vita. Dobbiamo aver paura, ma non temere la paura. Sono delle cose inevitabili. Cercare di non tener conto di questa realtà. Significherebbe non accettare di vivere. Senta, ci racconta un po' l'atmosfera che si respirava in quel reparto. Si respirava attraverso le mascherine, era un'atmosfera pesante, era un'atmosfera pesante. A me è rimasto impresso la fase iniziale in cui per i primi 2 giorni serpeggiava effettivamente un po' di paura delle persone che veramente temevano di contagiare anche oltre che se stesse, i propri cari. Ci sono state anche delle scene in cui io non voglio entrare, io non voglio entrare nei reparti Covid, delle scene così non ovviamente eclatanti, ho dei dubbi, ecco, delle paure. Però è stato incredibile vedere come nel giro di 2 o 3 giorni questa paura è scomparsa e ha lasciato proprio lo spazio al fatto che il lavoro era quello e bisognava farlo. Quindi, Senta, che cosa ha funzionato? cosa ha funzionato? Ha funzionato, ma quello che funziona sempre in Italia, quando l'Italia è messa alle strette e deve tirar fuori il meglio di se stesso, penso che non ce ne sia per nessuno. Paghiamo il fatto probabilmente di essere meno pragmatici e organizzati di altri paesi, ma quando c'è la necessità viene fuori lo spirito proprio. La disponibilità e la solidarietà tipica, secondo me, italiana.
Ecco, senta, dobbiamo dire anche di questo grande, grande impegno per il sostegno al vostro reparto, c'è stata una mobilitazione incredibile, no? Beh, sì, quello è stato molto, molto bello. Io ho vissuto il terremoto, sono andato a te, mi ricordo la solidarietà al tempo del terremoto, ma quella volta ero ragazzo, ero più giovane, insomma, e non l'ho vissuta in diretta, ma poi questa qui è stata molto più travolgente, perché nel giro di pochi giorni, perché se vogliamo è durato, sperando che sia finita qua, è durata molto poco tutta questa grossa emergenza, per cui c'è stata veramente una ondata sia di donazioni, ma anche la risposta della regione è stata una cosa che non ho mai visto, insomma, cioè anche quando si è trattato di dare la disponibilità e le disposizioni per aprire nuovi posti di terapia intensiva, sono state messe proprio a disposizione le risorse per poter aumentare i posti letto in terapia intensiva. Tenete conto che un posto letto in terapia intensiva, il costo va dagli 80 ai 100 mila euro a posto letto, perché la terapia intensiva, il letto in terapia intensiva non è solo ventilatore, ci sono tante altre strumentazioni che devono essere acquisite. Ecco, i numeri, quante sono state le persone ricoverate? Dunque, all'ospedale di Udine sono stati ricoverati 46 pazienti, di cui 5-6 venivano dalla Lombardia. Ecco, la sopravvivenza? 17, meno del... parlo sempre di mortalità, chiedo scusa. La mortalità è stata inferiore al 20%, e diciamo nei pazienti che avevano già grosse comorbidità. È stato un po', direi che sono stati duri i primi giorni, cioè fino a quando il primo paziente non ha migliorato, non è uscito dalla terapia intensiva, perché il quadro patologico in cui ci siamo trovati davanti era completamente diverso da altri quadri che abbiamo visto in precedenza, e francamente, e soprattutto i pazienti che arrivavano dalla Lombardia, come arrivavano, visto che lì c'è stato il dramma che c'è stato, potevano anche essere accuditi in maniera meno ottimale di quanto avviene normalmente, e eravamo molto molto pessimisti per la prima settimana, poi invece pian pianino si è... Senta, poi l'ozonoterapia. Ma mi puoi spiegare come è arrivata in quel reparto? Ma io faccio ozonoterapia dal 95, per quindi cui niente di nuovo vuol dire? Niente di nuovo per quel che riguarda l'attività dell'ozonoterapia. Nuovo il fatto che è stata inserita in questo tipo di patologia. E quando ha capito che poteva essere una cosa buona, giusta? Ma sa, innanzitutto, quando parlo dell'ozono nel caso del Covid, devo sempre citare il professor Tascini, l'infettivologo di Udine. Senza la sua presenza non saremmo potuti partire, perché si è creata una congiunzione astrale, lo dico io. Io che faccio ozono da 25 anni, lui che è arrivato da pochi mesi dalla Toscana, dove lavorava anche a Napoli, e lui credeva e conosceva l'ozonoterapia, per cui c'è stato un rapido davanti a questa situazione in cui non si sapeva cosa fare e in cui anche tanti farmaci venivano proprio testati o utilizzati così alla disperata, perché... E lì abbiamo detto proviamo anche l'ozonoterapia ed è stata, ci ha consentito nel momento di massima crisi, quando in cui tutti i letti di terapia intensiva erano bloccati, di poterli trattare nel reparto di infettivologia e avere dei risultati che non ci si aspettava. C'è una stima delle persone, delle vite che sono state salvate? Ma guardi... Non è bello fare la stima, anche perché non c'è la riprova. Io so di più di pazienti che erano pronti, diciamo che alcuni di questi pazienti in condizioni normali sarebbero stati trattati in terapia intensiva, non in infettivologia. Noi non potevamo portare in terapia intensiva perché non c'erano posti. Per cui si diceva, dai, proviamo a trattare, ma questo paziente qui domani arriva in rianimazione. Cioè l'indomani ci siamo trovati invece che avevano addirittura tolto il casco. E la risposta è stata incredibilmente rapida, perché nel nostro iniziale
approccio, diciamo, beh, diciamo che facciamo un trattamento, avevamo deciso di fare un trattamento al giorno, per quanto tempo? Facciamolo per una settimana prima di dire che non funziona. E dopo 3 giorni i pazienti stavano molto meglio e abbiamo preferito, dovevamo, siccome abbiamo cominciato a fare il trattamento, io e la mia caposala eravamo solo in 2 a lavorare all'inizio, perché è stato introdotto in questa evenienza, e quindi dovendo scegliere abbiamo deciso non trattiamo più questi pazienti che non ne avevano bisogno e cominciamo a trattare quelli più gravi che stavano entrando. Senta, com'è l'ozono, come si... Questo caso è una terapia che io faccio da... ma no, io, viene fatta da decenni per trattare le patologie vascolari, le piaghe, le ulcere. Quindi cosa si fa? Si preleva 200 ml, il protocollo del professor Bocci, quello di Siena, Università di Siena, dove io l'ho imparato, e si prelevano 200 ml di sangue in un contenitore, in una sacca, in un flacone, o in un flacone, dipende dalle tecniche, con dentro dell'anticoagulante, come fare una donazione di sangue, diciamo, solo che viene prelevato, viene arricchito con una miscela che è fatta, nel nostro caso, appunto 96% da ossigeno e 4% di ozono, viene lasciato interagire il sangue per circa 10 minuti e viene reinfuso. E questo mette in moto una cascata di reazioni enzimatiche e metaboliche che migliorano sicuramente il trasporto di ossigeno, ma in questo caso non hanno agito nel frenare e nel radical maniera proprio importante il progredire dell'infiammazione. Senta, le reazioni dei pazienti quando sono stati dichiarati di fatto fuori pericolo e guariti? Ma se questo bisogna vi chiederò al professor Tascini, perché noi li prendiamo dalle terapie intensive e li dimettiamo, però passano negli altri reparti. Beh, certamente, se uscire dalla terapia intensiva è uscire dall'inferno in questo caso, non solo in questo caso, insomma, quando si esce dalla terapia intensiva, quando voi giornalisti ci chiedete cosa possiamo dire, quando noi diciamo che sono in prognosi riservata, significa che davanti abbiamo tutto l'arco dei possibili esiti. Uscire dalla terapia intensiva vuol dire che uno dice ho superato la fase drammatica, posso continuare a procedere nel mio recupero. Senta, quali realtà hanno preso spunto dalla vostra? Ma guardi, noi abbiamo fatto questo studio multicentrico a cui hanno chiesto di partecipare oltre 30 ospedali in Italia e adesso stiamo raccogliendo i casi. Fortunatamente abbiamo difficoltà a raccoglierli perché c'è il crollo dell'epidemia. In questo caso, pur con dispiacere, ma sarebbe da augurarsi di non riuscire a raccogliere tutti i casi che vogliamo raccogliere, perché vorrebbe dire che non ce n'è più bisogno. Perfetto. Senta, e del plasma cosa mi dice? Non ne ho conoscenza, non ne ho esperienza, però sicuramente non ho i dati, ecco, non li ho studiati. Ecco, il vostro lavoro è stato tenuto in considerazione? Beh, io penso che mai, no, penso, davanti agli occhi di tutti, mai come in questa caso, in questa fase, le terapie intensive sono state portate, io direi, con il loro giusto ruolo all'attenzione del pubblico, perché in questo momento abbiamo lavorato per il coronavirus, ma le terapie intensive lavorano per trattare i pazienti che necessitano di supporto vitale e che senza le terapie intensive non riuscirebbero a superare o l'intervento chirurgico o le conseguenze dell'infezione o le conseguenze dei traumi. Senta, abbiamo visto il video con i suoi collaboratori, che 2 mesi e mezzo sono stati. E bisognerebbe chiederlo a loro, perché io ho avuto modo di dire, mi sono sentito personalmente, sono stato un po' in colpa, insomma, per il ruolo che ho rivestito, che rivesto, ero meno impegnato sul campo, ero impegnato su situazioni o in ambiti organizzativi e decisionali che avevano certamente il loro peso. Però io li vedevo le facce di loro che uscivano. Quelle divise verranno tenute in considerazione dopo Covid? Ma io direi che dovrebbe esserci, ma anche questo, come giustamente dice anche l'assessore Riccardi, va ripensata anche la produzione economica e la considerare le varie
che quali sono le risorse che risultano strategiche per una nazione, che non sono solamente le armi o certe industrie, o le armi nel senso quelli collegati alla difesa, e anche quindi disporre delle strumentazioni e delle dotazioni per garantire efficienze sanitarie sono strategiche. La banalità delle mascherine o di piccole o di presidi di bassa, con una bassa ricaduta economica, delocalizzata in paesi dove il costo del lavoro è molto più basso, si è visto come ha messo in crisi non l'Italia, ma l'intera Europa. Senta, gli assembramenti. Ma gli assembramenti, la vita dovrà riprendere. Dobbiamo attendere quel che accadrà di questo virus. Senta, ma dobbiamo attenderci un ritorno a ottobre, non abbiamo la sfera magica. Questa è una delle possibilità. Nella mia idea, noi dobbiamo aspettare una prima idea. A parte fra 15 giorni potremo avere, entro 15 giorni, avere il risultato di quello che poi è stato l'impatto della riapertura. Ma come dicono tutti, secondo me dobbiamo aspettare la prossima primavera. Dobbiamo scavalcare l'inverno per vedere cosa succederà in contemporaneità o contemporaneamente allo scoppio della pandemia, dell'epidemia influenzale normale. Senta De Monte, senza entrare nella sua vita privata, che cosa ha fatto al termine del lockdown? Che cosa le è mancato in questi 2 mesi e mezzo? Molti dicono il caffè. No, guardi, allora a me il lockdown purtroppo egoisticamente mi ha dato anche dei momenti di ritorno al passato, nel senso che io mi potevo muovere e mi sono mosso per motivi di lavoro, andando a lavorare in bicicletta mi sembrava di tornare bambino, perché passando attraverso le strade dei campi sentivo i profumi dell'erba e dei fiori che con le macchine che circolano, per cui dire che a me è mancato, no, io sono stato nella... un po' un privilegiato da questo punto di vista. Tra l'altro non mi sono neanche ammalato, forse mi ero ammalato prima, ma quindi privilegiato in questo senso. Insomma. Secondo lei, e poi ci salutiamo, alcune polmoniti che erano state diagnosticate a settembre-ottobre potevano essere interstiziali ed essere riconducibili al coronavirus? Ma è quello che dicono tutti, però sa del senno di poi. Buon lavoro. Grazie. Ci saluti, grazie. Tutti i suoi collaboratori. Sarà fatto. E grazie per quello che fate e farete. Io ringrazio il dottor Amato De Monte, il direttore del reparto di anestesia del Santa Maria della Misericordia. Noi adesso ci fermiamo, pubblicità e poi ancora un po' di rassegna stampa.